Sound.
Statua della discordia.
si fa a non considerarlo un valore universale. Silenzio l'ha rotto lui dopo settimane in cui si rincorrevano le voci.
Si può scrivere una cosa del genere. Vabbè, quanti fallimenti d'amore tra le nostre con Eros Ramazzotti e quelle con Tommaso Trussardi. E dopo la fine del suo secondo matrimonio, Michelle ha collezionato varie storie, tutte naufragate. Ecco, un fotodiario della sua movimentata vita sentimentale, addirittura. Questo Salvatore, poi c'è questo Luigi De Laurentiis, 2008-2010, questo Daniele Becci, non so chi siano, poi c'è Tommaso Trussardi, 2011-2022, e poi c'è Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo, che è quello del 2024, pubblicità dell'acqua Oliveto, che io non bevo, solo acqua Eva. Oh, vediamo anche notizie fuori dagli Meghan, senza freni, ruba la scena a Kate malata e trama per screditarla. Questo era il titolo in copertina. E nell'ospedale dei bambini, come la principessa Diana, che bella che era Diana. Affari da diva, la moglie del principe Harry non è mai stata così attiva. Ora che la cognata rivale è lontana dalla luce dei riflettori perché sta curando un tumore, cioè mica una cosa da poco, con cicli di chemioterapia preventiva, sta tentando di rilanciare la propria immagine. Non solo, secondo la stampa inglese, complotterebbe contro la principessa con l'aiuto di esperti del web. Vabbè, ma perché poverina già sta male? Questo video l'ho visto, il video in cui ha rivelato la malattia, l'hanno mostrato al telegiornale. Non poteva essere un momento migliore per promuovere la propria immagine, ma dai, non mi sembra, dai, non ci credo che sia vera sta notizia. Allora, costa 90 euro il biglietto per visitare il salone. Business dei palazzi reali. Beh, anch'io se dovessi far entrare in casa qualcuno a guardare i cacchi miei, farei pagare a questo punto, no? Hanno ragione. Carlo da giovane, fino a 175 euro per il tour. Andrea e Vergi sempre più spesso insieme. Insieme. Diva della politica, dalla morte di Berlusconi.
fino all'ultimo giorno aveva questi vestitini da casa della prateria. E invece adesso, tac, spam. Le due fedi e il braccialetto con i nomi. No, mi dà tristezza, cambiamo pagina. Non perché ci tenessi particolarmente a Berlusconi, ma queste cose qua sono... Andrea Crippa, la prima uscita ufficiale. Anna Falchi, ho visto che fa i fatti vostri. L'altro giorno mio papà stava guardando i fatti vostri, ho detto ma che brutta fine. C'era Magali una volta, faceva tutto lui, adesso li hanno messi là tipo in 5-6 a fare, a sostituire diciamo la simpatia di Magali. Lei ha 51 anni ed è una delle più famosi della TV, considerata un sex symbol dagli anni 90, insomma, faceva tutti i filmetti trash, mi ricordo io, non molto sex symbol, però quei film trash anni 90 italiani. Lui è uno dei, mi ricordo che faceva anche quella serie tipo Sorellina, cos'era? Lui è uno volti della politica, rampante 37enne, numero 2 della Lega, diva e donna, 3 mesi fa ha svelato in esclusiva il loro amore e ora eccoli, finalmente l'ho scoperto. Vabbè, ma se lo sapevamo già. Sorridenti e affiatati si presentano insieme a Roma a un party all'ambasciata francese. Il vice segretario della Lega, mamma mia, che bella scelta, complimenti Anna Falchi, ovviamente sono ironica. E spunta anche un anello, accidenti, ho dei gusti diversi, ok? Poi tutti pronti alla nascita di una bambina, Marika Pellegrini con la bimba di William nel pancione e i figli di Eros sono già una famiglia. Il sorriso e la carica. Sento solo
discorsi sul web degli altri, perché ne parlano talmente tanto che poi, anche se non vuoi saperlo, ne vieni a conoscenza. Questo non lo leggiamo perché parla di cose brutte. Voglio leggerezza io con questo video. Qua si parla di delle persone più ricche. Primo Giovanni Ferrero, giustamente, con la Nutella in mano, 40,3 miliardi di patrimonio. Guardateveli bene, poi se dovete andarveli a sposare. Miliardari d'Italia, quante facce nuove tra i super ricchi. Quantitativi, se al primo posto resta saldo Mister Nutella nella lista dei miliardari italiani quest'anno, appaiono anche nomi meno conosciuti e direttamente a piani alti. Ecco chi sono: medaglia d'argento a un 53enne bolognese a cui anche Amazon si affida per analizzare dati finanziari, e al quarto posto un nuovo re delle criptovalute. Quindi abbiamo Andrea Pignataro, 25,3 miliardi di patrimonio. Al terzo posto Giorgio Armani, 10,4 miliardi di patrimonio. E al quarto abbiamo Giancarlo De Vasini, con sta faccia, che ha 8,5 miliardi di patrimonio. Diva Felice, la conduttrice e il compagno hanno trascorso una giornata coi parenti di lei. C'erano mamma e papà, la sorella e la nonna, tutti insieme, anche con la figlia Chanel. Hanno assistito a una gara di pattinaggio della piccola Isabel. Intanto Hilary si prepara all'udienza del 31 maggio, nella quale dovrà essere stabilito chi ha tradito per primo, Totti o lei. Accidenti, ancora se ne parla. Hilary Blasi presenta Bastian a genitori e nonna. Quale sarebbe questo? Questo qui, questo rosso qua. Che bella questa signora. Che è sua mamma? Non so. Molto bene. Tra l'altro non so se avete visto, la Blasi si è tutta rifatta, non sembra neanche più lei. Quindi, ma questa è la nuova fidanzata di Totti. È una coppia della Blasi praticamente. Benissimo, ottimo, ottima scelta. Le interviste di Dotto. Elena Ballerini, ho 40 anni e sono al settimo mese, avrò una bambina. Non so chi sia, ma mi sembra molto bella questa ragazza. Le interviste. Quindi la conduttrice sta per diventare mamma per la seconda volta e racconta: mi sono chiesta se fosse giusto avere un'altra gravidanza a 40 anni, ma poi mi sono fatta coraggio. Se riesci a restare incinta, va bene. Cioè, è la natura che decide. Nella mia famiglia era come se mancasse qualcuno, e allora facciamolo arrivare, mi sono detta. Mio figlio non è molto contento dell'arrivo della sorellina perché
San Siro, dove si è già esibito 36 volte, e il sindaco lo omaggia di una speciale onorificenza. Onorificenza. Una vittoria per lui, che ha segnato la colonna sonora di tanti nostri momenti indimenticabili. Anche Lauro Cosini, sempre uguale. Tifo della racchetta, quante dive e non solo ai suoi piedi. Mondiale, nessun italiano ci era mai riuscito, e nel mondo è scoppiata la Sinnermania. L'ex regina del tennis Serena Williams. Sì. Lo ha fatto arrossire dai complimenti. Laura Pausini ha voluto una foto insieme, sui social tutti lo incensano. I contatti a cui tengo hanno il mio telefono. C'è una tettina fuori, qua non si può mostrare. Non sono un'ubriacona, mia sorella mi ha ferito. Carla Bruni, l'ex top model, ha raccontato in TV la sua insofferenza verso il film I villeggianti, diretto da Valeria Bruni Tedeschi, che si è ispirata. Storia di famiglia mi ha fatto apparire come una donna che beve troppo, ha detto Carla. Per me l'alcol è una debolezza, ho quasi smesso di bere e mi è dispiaciuto che questo mio problema sia stato esposto, e ha ragione. Comunque dalla moda alla musica, un duetto con Michele Bravi. Villeggianti, il film che ha fatto, che ha ferito.
bellissimo lo stesso. Bisogno varia a seconda.
fasi della vita, dall'età, del sesso e dell'attività fisica. Ecco una mini guida dell'esperto, il quale ricorda che chi segue una dieta sana e varia ne assume già a sufficienza. Se adesso tutti si prendono le cose con le proteine, però c'è gente che non c'è, sta tipo tutto il giorno seduta sul divano e si mangia le robe proteiche. Thank you.
Insieme hanno cavalcato gli anni d'oro della musica italiana, sono stati amici, complici, colleghi. Poi, una trentina di anni fa, la rottura per alcune divergenze artistiche che finirono addirittura in tribunale, accidenti. Oggi, a sorpresa, la cantante, in un'intervista TV a Belve, bello quel programma, confessa: l'amicizia con Renato mi manca molto, avrei bisogno di lui. Se ci sarà un riavvicinamento prima o poi, non lo so davvero, forse sì, dipende, diciamo, che dipende molto da lui adesso. Nella mia vita lui c'è sempre stato. Renato una volta aveva detto, quello che avevamo da dirci ce lo siamo detti in 35 anni di amicizia. Ormai abbiamo preso strade diverse e è giusto che lei viva la sua vita, io la mia. Bisogna vedere insomma cosa è successo. Che sono questi? Elisabetta Canalis, benvenuto. Che bel cagnolino. Bello, bello, bello. Daniele scardina la festa della rinascita. Storia del caso Mark Caltagirone, vediamo. Il CIP di Roma ha archiviato la denuncia dello della showgirl che aveva accusato le sue ex agenti di truffa per il caso Mark Caltagirone. Secondo la decisione si trattò di un espediente concordato a scopo autopromozionale. Si chiude la vicenda iniziata nel 2019. Mi ricordo tutta quella storia. Ci pubblicizza un'altra rivista, Natural Style, a 3 euro. Ecco qua, Diva, programmi TV, Diva e Donna, dal
vista.